E dunque da poco si conoscono i 14 big cantanti del Festival di Sanremo 2014. Vediamoli insieme, sono stati dati alle ore 13:30 al TG1 in diretta, e 18 dicembre oggi. Vediamo chi sono i concorrenti, vediamo subito Arisa che è già reduce da alcuni grandi successi al Festival di Sanremo, ricordo nel 2009 sempre Sincerità, che l'ha lanciata al grande successo, ma anche successivamente con altre simpatiche e belle canzoni. E anche Noemi, è un ritorno per Noemi che viene proprio da X Factor, anche lei ha partecipato con delle canzoni comunque importanti a Sanremo. E successivamente vediamo Rafael Gualazzi featuring Blood Beetroots. Poi vedremo anche le canzoni, questo Festival di Sanremo per ogni cantante, è da poche ore che abbiamo questi dati, questi nomi, quindi ancora siamo un po', ci dobbiamo organizzare, ma faremo degli approfondimenti molto, molto dettagliati su Sanremo 2014. E quindi dicevo, presenta sempre Fabio Fazio, con la Littizzetto, e ogni cantante, anche quest'anno, come nella scorsa edizione, sempre con Fabio Fazio, devono portare due canzoni. Poi, oltre a Rafael Gualazzi, pianista jazz, già l'abbiamo visto diverse volte, saremo di Perturbazione, che è una band rock. Poi abbiamo Cristiano De André, figlio del più celebre padre cantautore, che è scomparso qualche anno fa. Andiamo avanti, c'è Renzo Rubino, anche lui che viene dai giovani, dalle nuove proposte del 2013, ho avuto modo di intervistarlo anche al 1º maggio. Poi abbiamo Ron, uno dei cantautori storici, no? Al pari di Lucio Dalla e di altri, quindi al secolo Rosalino Celammare che ritorna, anche lui con tante canzoni ci ha deliziato. Giuliano Palma l'abbiamo apprezzato per esempio nella canzone di successo di PES con i Club Dogo, un cantante molto, molto diciamo, che ha dato molto particolare a me, che io particolarmente apprezzo parecchio. Poi abbiamo Riccardo Sinigaglia, che ha dato, ecco, mentre non è Riccardo Sinigaglia, ma stacchiamo un attimo il telefono, poi dopo riprenderemo anche questa telefonata. Non è Riccardo Sinigaglia che ci chiama. Tuttavia per molti è sconosciuto, lo è sinceramente anche per me, però ha dato respiro ai grandi cantautori della scena romana, da Max Gazzè a Niccolò Fabi. Cito da panorama.it. Abbiamo poi Francesco Renga, che ha anche vinto a Sanremo con Angelo qualche anno fa, e che ritorna, grande cantante, vinse nel 2005 con Angelo, già sono passati, pensate, quasi 9 anni sono passati. Antonella Ruggiero, grandissimo ritorno, la ex cantante dei Antonella Ruggiero. L'ex cantante dei Mattia Bazar, no? Che torna appunto, qui dice, l'abbiamo vista nel 2013 con Marta sui tubi. Giusy Ferreri, anche lei da X Factor, grande voce, un po' così, venuta un po' meno alla ribalta in questi ultimi mesi, e ritorna a Sanremo, un piacere rivederla. Abbiamo poi Francesco Sarcina, che dovrebbe essere, perdonate l'ignoranza, vado ad approfondire, il cantante, no, delle Vibrazioni. Infatti qui dice nel 2013, dopo aver firmato con Universal Music Italia come solista, quindi in pausa dalle Vibrazioni, quindi dovrebbe essere il solista delle Vibrazioni, la band che ci ha deliziato con alcuni bei tormentoni qualche anno fa. Poi abbiamo un altro grande esponente del rap, che è Frankie High Energy, forse l'unico, no? Perché a parte Giuliano Palma, che ha collaborato con dei cantanti rap, non c'è nessuno proprio di rap vero e proprio. Abbiamo lui, Frankie High Energy, che secondo me ha scritto e realizzato e ha prodotto
quella che è, secondo me, ripeto, una delle più belle canzoni rap mai fatte in Italia, che è appunto Sono intorno a noi, sono in mezzo a noi, quelli che ben pensano. Va bene, e quindi ritorna, è un piacere riascoltarlo e vedere che cosa ci porgerà in questo Sanremo 2014. È una prima infarinata un po' grossolana, perdonate qualche imprecisione, però sembra che abbiamo chiarito un po' tutto, è un po' improvvisata questo primo commento a caldo a questi nomi, vi ridiciamo velocemente: Arisa, Noemi, Rafael Gualazzi, Perturbazione, Cristiano De André, Renzo Rubino, Ron, Giuliano Palma, Riccardo Sinigaglia, Francesco Renga, Antonella Ruggero, Giusy Ferreri, Francesco Sarcina e Frankie I Energy. Rimanete collegati con Canale 25 perché avrete tantissimi video su Sanremo, cercheremo di darvi ogni dettaglio di quello che accadrà in questo Festival dei Fiori edizione 2014. Ciao a tutti e iscrivetevi al canale.